Salve Popo Fiere, bentornati in questo nuovo video. In questo nuovo video siamo su MotoGP 24. Siamo sempre in MotoGP. Siamo a Portimão. Le prove libere e le qualifiche sono andate di merda. Parto ultimo. Questa è la gara sprint, quindi saranno tre giri. E poi c'è la gara lunga. Quindi piove. E quindi scendiamo in pista e vediamo un po' come andrà la gara corta. Allora, dunque, assetto moto, assetto manuale, ECU al massimo, carica assetto, Portimão 2, sì, carica assetto, perfetto, poi torno indietro, vai al tracciato, gomme da bagnato soft, tre. Questo circuito ha caratteristiche uniche e Marc Marquez ha dimostrato di saperle interpretare meglio di tutti. È lui a partire dalla pole nella gara che partirà tra pochi istanti. E prima dentro, gas a martello e via via via, partito. Sono tre giri della sprint. Thank you.
Questo bagnato. Sì, con la giocatura. Bene, 24. Fai una lap per portiere che ha spinto il figlio. Ricordo che fai una lap per portiere dove do tutto per portiere con la stessa cosa. Mentre i piloti compiono il giro di rientro, vediamo insieme la classifica finale della gara appena conclusa. Aspettiamo il podio da sprint e poi ci vediamo nella gara lunga. I membri delle squadre sono in pista pronti a ricevere i migliori piloti di questa sprint fantastica. Aspettiamo il caricamento per la gara lunga. Allora, in tutto ciò sono le 10:40. GG. Devo dire GG. Ok. Buongiorno, buongiorno da Guido Meda dal circuito internazionale di Algarve. Siamo a pochi chilometri dalla città di Portimão, pronti a raccontarvi il Gran Premio del Portogallo. Ancora qualche istante, le immagini ci porteranno. Le immagini ci arrivano in diretta dalla griglia di partenza, dove tecnici e ingegneri stanno portando gli ultimi controlli alla moto prima del via. Oggi è una giornata perfetta per correre. Il sole splende e le temperature sono miti. La maggior parte dei piloti ha scelto, senza esitazioni, di montare gomme medie sia davanti che dietro. Ok, come ho detto prima, le prove libere e le qualifiche sono andate male, quindi partiamo ultimi. Non piove stavolta, quindi devo mettere l'assetto asciutto, quindi assetto moto, assetto manuale. Uno, otto, carico assetto, portiamo la pista asciutta, sì, perfetto, indietro, vai al tracciato, gomma media all'anteriore, media al posteriore, 3,40. Sull'anteriore, 2,20 sull'anteriore,
Inizia la gara. I piloti sono schierati in griglia con Marc Marquez pronto a scattare dalla pole. Ancora una manciata di secondi. I semafori si spegneranno e inizierà il Gran Premio. E prima dentro, gas a martello e via 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 partiti. L'obiettivo è arrivare davanti a 25 articoli per India. E sono 6 giri ragazzi. Andiamo. Recuperiamo più punti. Dobbiamo almeno arrivare al 10. Secondo giro. Andiamo avanti per Zecchi. Così dentro. Tutti i due. Tutti abbiamo già che tutto superato. Ma che davanti a noi non ci siamo, andiamo solo qui. Ma andiamo solo qui, andiamo a prendere anche Pecco Bagnani lì davanti con il Ducatone. Recuperiamo anche il Ducatone per 24. No, mannaggia, mannaggia. Oi, oi, oi.
potreste accompagnarmi per la prima posizione del gruppo finale del podio. Siamo a metà gara. Quarto giro, mancano due giri alla fine della gara. Non so quanto giro. Quattro secondi. Penultimo giro. Siamo sta per iniziare l'ultimo giro. Final lap. È iniziato il final lap tutto. Ricordo che il final lap tutto deve andare tutto per tutto.
Bruno Puntino c'è, Bruno Puntino c'è, e Bruno Puntino vince, a Portimao, primo, anche una gara lunga. In attesa che la regia ci porti al parco chiuso per incontrare i protagonisti di oggi, diamo una rapida occhiata alla qua. Classifica finale della gara. Moto... Prendiamo la linea dal parco chiuso con il vincitore che oggi ci ha regalato una gara perfetta. Oltre alla vittoria, questo ragazzo ha conquistato punti importantissimi per la classifica del mondiale. Torniamo in diretta dal circuito per la cerimonia del podio. Questi tre piloti hanno corso una gara veramente eccezionale e si meritano davvero tutto l'affetto del pubblico sugli spalti.